Ciao Quilli Prandi, siamo arrivati ad ottobre ed iniziamo la stagione degli orrori 2024 con un video semplice ma dedicato ad una delle linee di giocattoli che amiamo di più. Questo è Squisher Ghost dalla linea Real Ghostbusters, prodotta da Kenner a partire dal 1986, con lui però siamo nell'87. Ma se avete qualche curiosità sui giocattoli del passato, se volete vederne di bellissimi, coloratissimi o strani, beh, qui su YouTube iscrivetevi a Liprandi, il nostro canale Bollino Blu, ci sono tantissimi video sull'argomento, stiamo recensendo la nostra collezione che va avanti da ben più di 30 anni. Potete anche mettere un bel like, non costa nulla. Allora, Real Ghostbusters di Kenner non è la prima volta che ne parliamo, è una serie che amiamo molto ed ha avuto un successo enorme, molto ben conosciuta. Abbiamo già recensito parecchi personaggi della vecchia serie, il loro mezzo principale, la Ecto 1, quella bellissima Cadillac bianca. Abbiamo anche recensito i loro playset, la gigantesca centrale dei pompieri, la Firehouse playset, identica alla serie animata, è un playset fantastico. Dunque, nel 1986 debuttò la serie animata The Real Ghostbusters, tratta dal celebre film del 1984 che aveva avuto in sala un successo senza precedenti. La serie animata fu accompagnata nei negozi di giocattoli dai balocchi prodotti dalla Kenner americana di Cincinnati. Giocattoli che Kenner dovette iniziare a sviluppare e produrre mentre la serie animata era ancora in cantiere, ed è per questo che si possono riscontrare alcune differenze di design fra il giocattolino e la controparte televisiva. Il primo assortimento dell'86 includeva i 4 acchiappafantasmi in versione base, quindi vestiti come nella serie animata, e un qualche fantasmone un pochino più importante di quelli piccini che accompagnavano i singoli pupazzetti. Le vendite andarono benissimo e si decise di proseguire prima di arrivare alla seconda serie, quella che includeva nuove versioni degli acchiappafantasmi che si spaventavano davanti agli spettri. Furono introdotte l'auto, la Ecto 1, e un trio di grossi fantasmi che sfruttavano qualcosa che con i Ghostbusters era impossibile evitare. Quello che avremmo chiamato slime, ma in realtà dovremmo chiamare ectoplasm. L'ectoplasma, la sostanza collosa e viscida che viene secreta e lasciata sulla scena del crimine dai fantasmi. Il trio era identificato come quello dei Gooper Ghost, fantasmi melmosi, e quello che vedremo oggi è Squisher Ghost, sulle confezioni italiane ribattezzato fantasma filoso. Capirete presto come mai. I Gooper Ghost, ed in particolare il nostro Squisher, erano fantasmoni belli imponenti, qua possiamo vederlo accanto alla sua vittima designata, ed erano venduti in scatola. La scatola non includeva solamente il fantasma, che poteva richiedere un minimo di assemblaggio per giocarci, ma anche un barattolo di ectoplasma necessario per vederlo in azione. Il barattolo era di quelli un pochino più grandi prodotti dalla Kenner, quindi a sua volta era incluso nel barattolo un fantasmino a sorpresa annegato nell'ectoplasma. I piccoli spettri che accompagnavano i personaggi singoli erano in una gomma rigida semitrasparente, un dettaglio che ho sempre amato perché mi piace che il fantasma sia semitrasparente. Questi grossi Gooper Ghost erano invece in plastica dura, fatta eccezione per le braccia chiaramente che sono in gomma rigida, e di trasparente purtroppo non hanno nulla, ma in realtà semitrasparente sarà il suo ectoplasma, quindi possiamo essere contenti così. Uno sguardo ravvicinato a questa strana manifestazione ci mostra tutti i dettagli della scultura, che in realtà sono parecchi, vedete, a tutta questa superficie così grottesca. Abbiamo una codina dietro che gli permetterà di muovere la lingua e la parte inferiore della bocca, ci torneremo su tra poco. Non ci sono applicazioni di pittura sul fantasma, ce n'è qualcuno negli inserti rossi, quindi hanno dipinto il bianco dei denti, insomma, lo apprezziamo. E poi ci sono due adesivi per gli occhi. Il nostro mostriciattolo può articolare solamente le braccia, vedete, le muove in alto e in basso con queste spaventose manone a quattro dita, con le dita lunghe e rinsecchite. Il disegno sulla scatola del nostro Squisher barra filoso, disegno molto bello tra l'altro, ce lo presenta come una sorta di piccolo playset in cui sedere il personaggio per colargli addosso l'ectoplasma. Potremmo pensare anche allo Slime Pit dei Masters of the Universe di Mattel, che era uscito, guarda caso, poco prima, nel 1986. Era un periodo in cui non poteva mancare dello slime con i giocattolini e chiaramente l'opportunità degli acchiappafantasmi lo chiamava proprio.
tanto che fra le primissime bozze concept disegnate alla Kenner, quando era ancora in ballo la possibilità di farne dei giocattoli, era già presente qualcosa di molto simile al nostro filoso. Per giocarci, come se fosse necessario, abbiamo delle istruzioni che ci spiegano tutto quello che dobbiamo sapere, istruzioni multilingua nel nostro caso, che ci illustrano come utilizzare tutti e tre i Gooper Ghost del primo assortimento. In realtà qualche serie dopo, Kenner produsse un nuovo Gooper Ghost con le fattezze di Slimer. Notiamo che il personaggino disegnato qui nelle istruzioni, che potrebbe essere Peter, impugna un fucile protonico che è molto più simile a quello che vediamo effettivamente nella serie animata rispetto a quanto avesse realmente prodotto la Kenner. Ancora un dettaglio sulle istruzioni: ci viene raccomandato di risciacquare sotto il rubinetto il nostro fantasma dopo aver finito di giocarci. Chiaramente sarà meglio non farlo, perché sono adesivi di carta quelli sugli occhi e verranno via passandoli sotto l'acqua. Per mostrarvi il nostro Squisher Ghost in azione dovremo barare. Questo non è il vero Egon di Kenner del 1986, ma la sua controfigura, la ristampa recente di Hasbro, così possiamo colargli sopra dello slime appiccicoso senza timore di rovinarlo. Ed anche lo slime non sarà il vero ectoplasm della Kenner. Trovarlo un barattolo ancora in condizioni giocabili oggi è quasi impossibile, costano tantissimo. Abbiamo invece un barattolino di economico slime comprato in un negozio della catena Action. Ottimo e costa molto poco. Allora dobbiamo prima di tutto separare la parte superiore di Squisher Ghost da quella inferiore. Voilà! La parte superiore è cava e dopo averla capovolta possiamo versare all'interno il nostro ectoplasma. Ok, chissà quando sarà abbastanza. Sta già andando via. Ok. Non vi dico quante difficoltà sto incontrando. Lo slime che sto utilizzando è molto liquido, ma in realtà lo era anche l'ectoplasma di Kenner. Quindi ci stiamo facendo un'idea di quanta confusione si potesse fare giocando con questi fantasmini. Allora, continuiamo a mettere un pochino di slime qua dentro, ma occhio perché tenderà già ad uscire da tutti i pori. Direi che può bastare. Ora prendiamo la base del nostro fantasma filoso, avete capito come mai è filoso, e la base ha questa sorta di pistone che termina con una testa in gomma. Questa spingerà via l'ectoplasma. Allora inseriamo la base e possiamo capovolgere. Ok, siamo pronti finalmente. Sta già iniziando a scendere. Prendiamo il nostro... La nostra vittima sarà Egon Spengler, proprio come nei disegni sulla confezione. Ed eccolo qui. Oh, guardate, sta colando ovunque. Premendo sulla testa, la colata aumenta, guardate. Povero Egon. Ma non è tutto. Premendo sulla coda del fantasma, gli faremo agitare la lingua e lui... Ok, possiamo vedere Egon che scalcia e si dimena cercando di liberarsi. L'ectoplasma si è versato tutto dal naso e dai pori sul palato del fantasma filoso, del nostro Squisher Ghost. Squisher perché abbiamo dovuto schiacciare per fargli sputare tutto. Guardate, è rimasto tutto questo ectoplasma a fare un laghetto di schifo nella sua bocca. Oh. Bene, non so cos'altro aggiungere, ho fatto un disastro, è molto difficile riuscire a maneggiare un giocattolo come questo senza ridurre il tavolo di gioco ad un campo di battaglia come questo, e la risposta è sì, sono anche riuscito a sporcarmi i vestiti, però è divertente e sono giocattoli fatti per i bambini, persone che non hanno ancora paura di sporcarsi, loro no, i genitori invece probabilmente sì. Oh, ok, è un giocattolo divertente nella sua semplicità, chiaramente non era niente di complicato e il fatto di venderlo in una scatola serviva anche a aumentare un po' il prezzo di vendita, perché di per sé si tratta di un oggetto molto semplice. Bello però, mi piacciono i colori brillanti, questo arancione è così vivo, rende benissimo, e tutto questo pasticcio che abbiamo fatto sarà faticoso da pulire, ma è stato divertente da vedere. Eccolo qui, questo è solo uno di Gooper Ghost, dunque il nostro fantasma filoso, ecco tutti questi fili di mocciolo che cadono. Kenner 1987, una linea
che non può mancare a chi è appassionato di mostri, fantasmi e via dicendo. Allora, se il video vi è piaciuto mettete un bel like qui, condividetelo e iscrivetevi al nostro canale Bollino Blu di Prandi. Giochiamo con i giocattoli di ogni epoca. Ciao!